Allora, eccoci qua, Inter in finale, Furia Milan contro il VAR, questo è il nostro titolo, la finale sarà Inter-Juventus, tra l'altro nella Juventus non ci sarà De Sciglio che era in diffida, no, Alberto Giambruno mi ha ricordato che era in diffida ed è stato Vabbè, ammonito, quindi verrà squalificato, giocherà Danilo Terzì, verosimilmente sì. sperando che non perdiamo altri Ma Locatelli lo recuperate per Allora, strada. Locatelli allora, lo recuperate. restiamo sul VAR, vediamo le immagini, ascoltiamo gli allenatori e poi scateniamo il dibattito in studio. Le immagini prima di tutto, Tenete la perché belva però, al minuto 67 c'è un calcio d'angolo per il Milan, la palla finisce al limite dell'area a Bennacer, che trova il gol. Importante sarebbe il gol dell'1 a 2. Attenzione anche alla reazione di Handanovic, che non c'è. C'è Giroud, ma c'è soprattutto Kalulu, che lo vedete sfilare. L'arbitro va al VAR e ritiene attiva la posizione di Kalulu, ovvero Kalulu impalla Spero. di fatto dritto per Ecco, dritto questo è sulla lì. verticale del calcio di È lì. rigore. Impalla È Handanovic. certo che lo impalla, gli va di là. Se fosse andato di qui, no, ma va andando dalla parte di là, è chiaro che lo Ma no, impalla. nell'interpretazione dei vertici arbitrali di oggi valutano la correttezza dell'operato di Mariani, avallando la tesi che effettivamente sia fuori gioco. Dall'altra parte, però, c'è chi dice: ma Handanovic Guarda, non da si qui si lamenta vede, per nulla. scusami, da qui si vede che effettivamente sono i giocatori dell'Inter che impallano il portiere Handanovic. No, guarda, tutti. Prima di farvi parlare, volevo farvi ascoltare le due campane diverse, Inzaghi e Stefano Pioli. Poi ricontinuiamo a vedere le immagini e sentiamo in studio che cosa ne pensano. Simone Inzaghi. Io non ho ancora visto, mi ha fatto vedere qui Gigi un fermo immagine, si vede che sul tiro Handanovic sposta il collo perché era impallato da un giocatore del Milan, poi insomma l'hanno rivisto, però insomma devo rivedere ancora tutto, sinceramente non ho ancora visto neanche i nostri 3 gol e neanche l'azione, ho visto solo un fotogramma che mi ha fatto vedere adesso Gigi. Vedi. Questo Sto è Simone Inzaghi, dall'altra parte Stefano Pioli che si presenta in sala stampa dopo aver abbandonato la postazione dell'intervista flash, nella postazione dei detentori di diritti, Possiamo se n'è andato vederla? abbastanza Possiamo stizzito. rivedere come se ne va stizzito? No, però ti faccio Obbedisco. ascoltare quello che ha detto in sala stampa. Queste sono le nostre immagini. Si vede benissimo che i giocatori dell'Inter protestano tutti, tranne il portiere, per un fallo di mano. E il portiere subisce gol e non protesta perché è stato, tra virgolette, oscurato. Il gol era validissimo perché Kalulu, mentre Bennacer tira, va via dall'angolo di visuale e poteva cambiare la partita. Poi immagino, sì, adesso parli perché, no, parlo perché era così, perché la partita l'abbiamo fatta, abbiamo subito gol nei momenti topici della partita. L'Inter è stato più bravo ad approfittare dei nostri errori, questo sicuramente, ma quel gol lì poteva riaprire la partita perché la squadra stava facendo sicuramente un buonissimo secondo tempo. Non sei d'accordo con Pioli? Beh, insomma, 2-1 a 20 minuti alla fine, con il Milan che stava 25. attaccando, avrebbe probabilmente cambiato magari un pochino l'inerzia della partita. Ma Col non lo 2-2 passa il so, Milan, eh? non lo so se avrebbe cambiato l'inerzia della partita. Io so solo che la partita è finita 3-0. Vabbè, però Punto. allora Questa è chiudiamo quella. la trasmissione e No, andiamocene a beh, io casa. guardo il risultato, Ragazzi, scusate. Poi non so. se volete andare a prendere i No. cavilli, andare a prendere che quello là non ha impallato, che invece gli altri dicono che ha impallato, Però, che il VAR ma impalla è o non andato. impalla secondo te? Lui è andato a Ma non vedere. lui, tu, secondo te impalla o non impalla? Secondo Ne hai me visto talmente impalla. tanto di calcio che saprai Secondo giudicare me sta impalla perché immagine. gli passa davanti. E cosa vuoi Ok, da me? impalla. Io te l'ho detto subito, impalla. Impalla, impalla. Ok, Ma Marcello e impalla. Paolo? Allora, impalla per mezzo secondo, impalla. Impalla. Ma i sei giocatori del... Scusami, vengo lì. No, perché devo fargliela vedere a No, lui. ma è vero, è No, verissimo. vengo lì, scusa, no, perché tu Alla hai... lavagna. È la Ah, lavagna, sì. è la lavagna, glielo facciamo vedere. Allora, facciamo che quelli... No, No, aspetta, quelli del aspetta. Milan sono quelli Guarda, della facciamo Juve. una Quelli con i roba. colori giusti. Facciamo una roba fatta Ce li hai? guarda, io ce l'ho tutto, guarda, basta Oh, andare dietro, quanti ne vuoi. Guarda, ti do anche quelli bravo. Però rossoneri, qui c'è Ferri che non questi c'entra dagli a niente. me. Ferri, salutiamo. Facciamo un Ferri. cambio, guarda, Sono facciamo un po' da guarda, tutto in tallo. diretta, guarda, ti do anche quelli del Milan. Bravo. Oh, ecco, Ok, perfetto. vai. Allora, Fa tutto scusate se vi lui. do la schiena. Allora, il pallone ce l'ho io. Allora, qui dobbiamo mettere Kalulu, veramente. E qui quello che tira, no? Allora. Calcio d'angolo, no? Calcio d'angolo. Già nei calci d'angoli vedere i fuorigiochi, cioè i fuorigiochi nei calci d'angoli sono quasi impossibili, no? Però qui siamo riusciti a trovare fuori anche il calcio d'angolo. Ma non solo, allora. Pallone respinto, arriva Bennacer, no? Arriva Bennacer. Qui c'è
il Kalulu che transita. Ieri Maurizio Nebiscardi mi ha detto, ma nel momento in cui Bennacer impatta lui esattamente nella traiettoria. Sì, Maurizio, però un conto sono i fermi immagini, un conto sono le azioni dinamiche. Noi dobbiamo analizzare l'azione dinamica con un minimo di buon senso, con un minimo di buon senso che tu non sai hai, cos'è, sai cos'è, che Maria hai, tu non ce l'hai. Sì, ma il buon senso, ma Juventino non puoi avere, allora, buon senso. Lui passa per un secondo in palla, sta silenzio, per un secondo in palla. Poi però questo qui tira e ci si una massa, ce n'hai altri, una massa. Francesco, dalle un attimo, una massa enorme, massa, di giocatori, guarda, che in cui passa, guarda, il pallone, non tutti impattano questa massa di, allora, giocatori, dice, non impatta, cioè lui vede solo, gli passa davanti, Kalulu, non capisce più niente, come gira il collo, ora è passato qualcuno, chi c'è? No, esatto. Più che altro io direi... Ce ne va 40 dell'Inter qui davanti, non impattano quelli dell'Inter, non, allora, impattano! Il discorso dell'impallare per una frazione di secondo lo possiamo vedere, se è possibile, dall'immagine quella retroporta, dal, esatto, replay retroporta, che ci fa, Giacomo, però, che ci fa capire... Giacomo, glielo stavo restituendo, c'è Giacomo. Grazie, c'è Giacomo. Tengo io, va bene. Eccola qui, questa immagine qui, perfetta, bravo Patrizio. Allora, da questa immagine qua, se la possiamo vedere anche a tutto schermo, così lo facciamo vedere a beneficio degli amici anche a casa. Sul tiro, allora, voi dovete calcolare, torniamo indietro, mettiamo il pallone, eccolo qua, fermo, stop qui. Allora, questo è Kalulu, questo è il momento in cui la palla esce dal piede di Bennacer. È veramente un attimo, perché Kalulu è in piena velocità. Se noi andiamo avanti di pochissimo, qui Kalulu è già fuori. È già fuori. E ce ne sono uno, due, tre, quattro, cinque. La palla gli passa due metri dietro la schiena, Kalulu. E l'altra tesi, diciamo, l'altro elemento, è che obiettivamente Handanovic non si lamenta. Voi sapete che i portieri, soprattutto quando ritengono di aver subito un torto, sono i due lì che non gli fanno vedere bene la palla. Sono quei due bellini dell'Inter, non quello del Milan. Sta zitto. La controreplica di Elio. No, vedendo questa immagine, e la cosa ti dirò, mi fa anche molto piacere: il gol era valido. Vedi? Vedendo questa immagine qui. In effetti, quando gli arriva Elio, il pallone, Kalulu è già là. Quindi non c'entra niente. Vedi? Per cui questo è un gol validissimo. E allora? Poi se il signor Mariani, che è andato davanti al ha visto altre immagini? Non ha visto questa immagine? Credo le abbia viste. L'Inter non ci può, non può sì, farci ma anche niente. Quello del VAR non può aiutare. Non lo so, Paolo, vai. Consentimi di dire questo. Secondo me il VAR, che deve essere specificamente protocollato con alcuni arbitri che devono fare solo i varisti, non ha visto questo, come non aveva visto neanche i dettagli della situazione. In questo caso tu giustamente rilevato, Handanovic non protesta. Se andiamo a Udoghe, no, 25 febbraio in Milan Udinese, Udoghe dice al compagno, sussurra, vicino al guardaline, ho toccato col braccio il gol. Lo dice? Lo dice chiaramente, eravamo lì, si è visto e lo si è detto anche. Più volte, cioè, non si rendono conto del dettaglio, non vedono le immagini a 360 gradi come hanno visto. Comunque questo questa qua, immagine però che oggi vertici arbitrali invece Elio, a mente fredda, a bocce ferme, il maestro hanno detto, Elio hanno parlato, rilevando, ha fatto loro bene. Non l'hanno vista, non gliel'hanno, sicuramente no, hanno visto l'immagine dalla parte opposta, dove può sembrare un'immagine diversa, perché qua è una frazione di attimo. Questo dovevano vedere gestiva. Questa scusami, immagine. Ma possibile che non arrivino le immagini in tempo reale a loro come secondo si vedono me, ragazzi, queste immagini non l'hanno vista, Però l'hanno vista, però vogliamo dire anche tutte. Scusa l'ipocrisia perché di chi... Il problema è che se tu, come dire, se tu fermi l'immagine, fai il fermo immagine e tiri una riga verticale tra il piede di Bennacer e Handanovic, la riga verticale sicuramente potrebbe anche passare da Kalulu. Certo. Il problema è che è talmente veloce il movimento di Kalulu a uscire. Però, gli 80.000 di San Siro ieri, io ero il pubblico a San Siro, posso dire, nessuno ha visto questa scena. Ma come tutti hanno visto il tocco di mano, tutti in che sembrava un tocco di mano di Tomori, era, se non sbaglio. Inzaghi mente sapendo di mentire nel momento in cui dice effettivamente non ho visto, non so, in conferenza stampa. Non è vero, perché lui faceva il braccio, segno del braccio, è stato richiamato più volte anche dall'arbitro perché andava a pressare sul VAR mentre andava a vedere le immagini per indicare il braccio, perché invece dalla sala VAR volevo indicare, cristallizzare questa scena. Comunque, non quella della mano. Paolo, stiamo facendo tanta polvere. Allora, questo era un gol validissimo.
non l'ha, il VAR non l'ha, Mariani oltretutto o non ha visto questa immagine, ha visto soltanto questa, da questa può anche succedere che dica che l'abbia impallato, ma se fanno vedere l'altra immagine il gol non è valido, è due volte valido. Secondo me il VAR deve essere protocollato in modo diverso, è una situazione incredibile. Comunque, allora, hanno sbagliato contro il Torino, perché là c'era il rigore e non andava, palla prende palla, palla, palla. Contro questi qui, purtroppo, questi anche lì su Zaccaria... Questi qui? È il rigore? Certo. Vedi, allora, visto che la metti pure tu, non ti rendi conto quanti punti ti hanno dato in più? Sì, ma vedi la differenza che c'è tra me e... Ma io lo so, cioè, tu stai dicendo obiettivamente, stai facendo una lettura via. Però ti rendi conto... Perché io sono un giornalista... Perché io no? Evidentemente no! No, io dico le stesse cose tue. Non è vero! Ma dico le stesse cose tue! Non è vero! Le stesse cose tue! Sull'Inter non dici le stesse cose! Cosa ho detto di diverso? No! Ho detto le stesse cose tue, te l'ho spiegato persino alla lavagna e tu hai ammesso che avevo ragione. Sei sempre il veleno, c'è sempre la punta. Perché tu invece non dici che la Juve è ladra. Ma mai pensa detto. A te. Mai detto. Fatti ridi. Fatti ridi. Se ridi. Ti ho detto adesso volte. Volevo fare un po' di casino con questo pirla qua. Ne parliamo tra due minuti, continuiamo e poi ci analizzeremo ancora. Insomma, le polemiche non mancano, Non ho ancora sentito te, Valerio, a proposito di questo gol annullato. Ma allora, se si ragiona sul fatto del fermo immagine, si ha un'interpretazione del fatto. Se invece si ragiona sulla dinamicità di quella che è l'azione reale, è chiaro che il giocatore del Milan si sposta verso l'esterno e non va ad influire e a danneggiare il portiere dell'Inter. Quindi, secondo me, gol assolutamente valido. Tra l'altro è stato preso molto in giro Pioli con la storia che diceva che il portiere non ha protestato, e invece è una situazione interessante perché il primo a subirne, no, è un indizio importante, invece è proprio il portiere. Certo, è proprio il portiere è il primo. No, io qualche anno in porta l'ho fatto a livello amatoriale. Sì, posso confermartelo. Era un portiere di calcio, poi purtroppo ho dovuto finire presto per vari infortuni. Quando non vedi partire il pallone... Infortuni da portiere. Sì, mi sono rotto la spalla. Cioè, proprio... robusto, È finita presto. Sana, robusto. Guardate questo fermo immagine, scusate. Guardate l'arbitro, che cosa sta guardando? Questa immagine. Ah! Non vede che i pallari sono quelli dell'Inter. Vedi che ma c'è perché... L'immagine. Ma il problema, c'è. Quindi vuol dire che l'immagine, guarda, l'immagine in grande è esattamente quella che sta vedendo. Ha dato invece il fuorigioco? Ha dato il fuorigioco per Kalulu. Ah, fuorigioco per Kalulu? Sì. È il motivo per cui non le gol al Milan. Ma non sarà, di questo non si è accorto nessuno, non protestava nessuno. Un fuorigioco in influenza. Scusami, l'ipocrisia fondamentale è questa. Cioè, questo per dimostrare attraverso questo fermo immagine, voi vi domandavate... Non gli ha dato l'immagine, no, gliel'ha andata perché nello schermino lassù in alto a destra. Siccome si parla, allora, si vede. Inutile che mi vengono a dire, ma è il regolamento, questo regolamento ogni volta lo rivediamo, tutte le volte che succede un episodio di VAR, rivediamo sto benedetto regolamento, lo bonfi. Allora, è vero che c'è il fuorigioco, ci sono i fuorigiochi influenti e ininfluenti. Questo qui è nettamente ininfluente. Io mi ricordo una volta un gol a Firenze proprio, Fiorentina-Juventus, con Trezeguet che transita davanti al portiere della Fiorentina mentre tira non so più chi, se era Ria Quinta o chi, no, per ma lui. È assurdo. Non annullarono il gol. Non qui si pensava esclusivamente fosse fallo di mano e basta. Poi nessuno, soprattutto... È ipocrita da parte dell'interista. Ci sono quelli interisti onesti, come competenti onesti come il nostro Elio, ma tantissimi altri non visti che hanno ammesso. Ci sono quelli ipocriti e disonesti ontologicamente che vedono le cose all'opposto di quelle che sono. Perché la realtà era quella in quel momento. Gli 80.000 di San Siro hanno visto tutti, all'unisono, hanno ipotizzato il fallo di mano che andasse al VAR per questo motivo. Non lo riuscivano a vedere. Ma poi c'è un altro, tra l'altro, Franci, guarda, ti faccio vedere questo fermo immagine del gol di Malinowski in Atalanta-Juve. Ma ce ne sono tanti, c'è Malinowski. No, ma poi, scusate. Mi hanno fatto vedere questa oggi pomeriggio mi hanno fatto vedere Bastoni in Inter-Lazio che calcia la Serie A. Ma perché mettiamo sotto accusa più il VAR dell'arbitro? Perché anche in quell'immagine lì, perché tu dici "Ma guarda cosa sta guardando?" Ma sta ascoltando. Purtroppo all'Issone gli dicono che cosa deve fare e loro dicono vabbè, si fanno convincere. Allora, in alcuni casi è il VAR che trae in inganno l'arbitro. Torino-Inter è un errore del VAR, che gli dice palla, 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 e questo non se la va neanche a vedere, si fida e crede quell'altro che ha sbagliato. In questo caso il VAR è chiamato a intervenire perché il VAR, siccome fa un ragionamento giusto, dice...
dal punto di vista puramente geografico questo è fuorigioco, però secondo me al VAR si rendono conto che c'è il discorso Kalulu che si muove, che non è fermo, tant'è vero che lo chiamano a vederlo. Se lo chiamano è perché non il fuorigioco, quando mai un arbitro va a rivedere un fuorigioco? Mai, perché tiri una riga e da una posizione geografica. Ma poi su qui lo chiamano perché è a lui che spetta la valutazione di Kalulu. Il VAR gli sta dicendo: decidi tu se Kalulu attraverso il suo movimento continua a impallare. Non è clamoroso come l'evento Belotti. Questo è dell'arbitro, non è clamoroso come l'evento Belotti di Torino. Comunque, signor Pioli, è ridicolo se dice cambiamo la partita. Può evitare. Perché cambiare la partita significa Pioli può evitare di fare. No. Però dice che a 25 minuti alla fine sei 2-1 e non più 2-0. Col Milan che stava giocando, quella partita stava giocando bene. Il Milan bastava un gol per passare. Fai 2-1. Tu metti anche pressione sul tuo avversario e quindi magari potresti anche andare a segnare il 2-2, magari non lo fai, oppure in contropiede segna il 3-1 l'Inter, per tutto carità. Può succedere, però tu incominci a darlo quel gol lì e vedi che il finale cambia della partita. Dopo quel gol lì il Milan ha mollato gli ormeggi, Milan ha detto vabbè basta. Io queste certezze non le ho. Vabbè, non ho certezze, però in genere... Oh, quante volte a noi della Juve ci siamo sentiti dire però se avessero dato quel rigore, se avessero concesso la partita cambiava. Cioè, quando ce lo dicono a noi le partite cambiano. Quando invece riguarda l'Inter le partite non cambiano mai. Quando riguarda l'Inter, sono io che lo dico, non è che quando riguarda l'Inter. Io lo dico. Comunque, secondo me il VAR viene usato male, soprattutto... Io ho visto soltanto un arbitro in questo internazionale durante Atalanta comunque tu devi imparare a fare le pagelle, Bernardeschi 8 sì. Che... tu devi imparare a fare le pagelle, perché non le sai fare. Quale pagelle che ha fatto? Ma che vedere? Me ne frega di quelli che fanno, frega? Restiamo sul restiamo sul VAR, che è meglio, va? Ognuno fa le pagelle che vuole, che interessa. Io sono Marcello Chirico, quello non so come si chiama, lo fa come le vuole, che me ne frega a me. No, veramente, cioè, lui si faccia le pagelle che vuole, non mica nel contesto le sue pagelle. Sorpreso veramente l'atteggiamento di alcuni figuri, scusami, del calcio. Perché una cosa è essere professionisti ed essere dimostrando, specialmente come giornalisti, dire le cose come sono. In questo studio stiamo vedendo con obiettività, al di là di quello che è il credo politico o la fede politica, diciamo, calcistica. Però negare l'evidenza e andare a dire delle situazioni veramente offende il calcio, offende il buon senso. Ma dove le sentite queste cose? Io non le ho sentite. Le ho sentite da tantissimi addetti ai lavori anche, che sinceramente hanno esagerato, non solo nell'ultimo periodo. Milan, oggi Pioli è uscito allo scoperto ieri sera, però voglio dire, il Milan, Pioli è stato quello che ha consolato Serra, ed è un caso di giurisprudenza quello di Serra, no? Del 17 di gennaio. Però io il caso Serra, io l'attenuante lo trovo. Io anche io lo trovo. Sai perché? Sì. Perché, bene o male, l'arbitro potrebbe a sua discrezione, se vede un fallo, fischiare. Poi lui non poteva immaginare che quello gli arrivava la palla e segnava. Ma si è pentito subito e quindi va capito. Sì, ma anche lì dice, ho visto il fallo, ho dato il fallo. Anche perché non ci dimentichiamo che si chiama norma del vantaggio, non è una regola codificata. È una facoltà dell'arbitro concedere un errore peggiore. Che poi, per giurisprudenza, si debba far andare avanti ormai, sì, è nel sì però, no? Lì lui non poteva, ha visto un fallo, però che c'era subito, il fallo c'era e l'ha subito dato, si è pentito, però l'errore insomma è grave, anche esagerato, ma secondo me poi il mea culpa lo deve fare tanto l'arbitro Serra quanto però i giocatori del Milan, che subito dopo ripartenza si fanno fare il 2-1, perché se finiva 1-1 tu avevi un punto in più in classifica, era decisivo. Fuori gioco invece, fuori gioco geografico con Napoli, gol col braccio di Udoghe, l'Inter che pareggia con la Juventus, per poter pareggiare e non vince con la Juve con rigore di Zaccaria, 15 giorni prima a Torino al Comunale, l'Inter vai Massa che dice a Guida, secondo me fa stessa. Nell'arco di un anno sono successi tanti fattori. Fiorentina, Napoli, Milan, Inter, Juventus, ma quanti episodi hanno avuto? Ma la deve valere sempre, però. Però deve valere sempre per tutte le squadre, sono d'accordo con te, con tutte le squadre. Ma quanti episodi ci sono stati? C'è stata una sfortuna, gli episodi nel girone di ritorno, soprattutto negli ultimi tre mesi, sono determinati, pesano 100 volte di più di quelli dell'andata. Filippo Tramontana, spesso quando io gli ricordo Toro Inter, lui gli dà fastidio sentirsi dire Toro Inter, mi ricorda
giustamente, Filippo, Verona, Inter, un episodio analogo non è stato ben dato. Che era un rigore giusto, clamoroso a favore dell'Inter, certo, ricordiamo. Caro Filippo, quella partita lì l'hai vinta, invece a Torino non la dovevi vincere, non la dovevi nemmeno pareggiare. Anzi, non la dovevi nemmeno pareggiare, l'avevi subito perdere a 2-1, no? Con quel rigore che poi magari andando dici parava e allora stiamo a parlare del nulla, però non possiamo sempre fare andare per ipotesi. Quindi all'andata andava dato il rigore a Lautaro per il Verona, ma quella è una partita già vinta e stravinta dall'Inter, mi sembra 3-1 se non vado errato. Questa sì, è una partita che se tu dai il rigore a Toro-Inter cambia il campionato, se il Toro lo segna cambia il campionato. Ma chi voleva intervenire anche il campionato, ma chi non ti dice come che il rigore non dato a Zaccaria in Inter, Juve-Inter cambia il campionato, perché ha cambiato la finale cosa di Coppa. No, volevo semplicemente aggiungere che effettivamente l'Inter ha giocato meglio la partita, su questo nessuno primo tempo. Il Milan se la riapre ovviamente dà quel mordente psicologico e mette, come dici tu Marcello giustamente, la pressione all'avversario. Ciò non toglie che comunque nei 90 minuti complessivi l'Inter ha meritato di vincere la partita. Vabbè, ha fatto 3 gol. Abbiamo detto che però soprattutto in questa stagione dove c'è tanta mediocrità, dove le squadre si equivalgono, gli episodi sono determinanti, quindi tu non dai un episodio a favore del genere, puoi cambiare anche una stagione. In questo caso l'hai fatto. Sì, certo, questo è vero. Non c'è dubbio, però rimangono i limiti del Milan. Voi. Io sono obiettivo, gli ammetto i limiti del Milan. Il Milan manca un giocatore che su davanti, un trequartista di destra, ad esempio, necessario, perché ha Castiglieco che non gioca, sempre infortunato. A Messias e Salamaker dei tre non va nessuno all'altezza. Ci sarebbe bisogno di un Berardi sulla destra. Non ha un centravanti, perché effettivamente le azioni pericolose ieri le ha fatte, i tiri pericolosi, Benasser col gol negato, che sia all'ultimo minuto. Qualche tiro sporadico di Teo Hernandez che non arriva mai sul fondo per fare un cross al centro per Giroud, che è l'unica cosa che sa fare col piede di testa. Hernandez non ha punti. È in regressione. Gli manca il regista, gli manca il trequartista centrale, perché sia Diaz adattato che sì in contenimento come trequartista, come se non bastasse, oltre che sì, Diaz anche in campo, anche se è stato un po' di verve ieri, non è in grado di incidere. Deve applicare Krunic, neanche che sia in grado all'altezza di gestire un ruolo. Però c'è un giocatore, permettimi Paolo, che nessuno nomina tanto in modo ripetuto, però secondo me che ha un grande valore, che è quello del Sassuolo, ed è Traoré, certo, sì. Ma avesse Berardi, Traoré e Scamacca invece di questi tre sarebbe la scudetta. Allora ci separiamo 2 minuti, diamo la linea alla regia, al rientro continuiamo a parlare del derby. Andiamo, anche perché nell'ottica quarto posto, la Juve lunedì va a Sassuolo, ma la Roma affronta l'Inter a San Siro. Prima. Roma che arriva da, mi pare, 12 Zaniolo, risultati utili consecutivi, Zaniolo. E non è facile. Senza Zaniolo, ma se l'Inter battesse la Roma e la Juve polemica col Sassuolo, beh, insomma, lì vai a scavare un solco di quelli considerevoli. La Roma non perde dalla partita con la Juventus del 9 di gennaio. Quella 4-3. No, per carità. 4-3, quella partita lì pazzesca. Sì, è vero. Sì, la Roma, sai, comunque anche la Roma le sue motivazioni ce le ha in questo momento. Cioè, deve andare, entra in Europa. Era data per spacciata, invece Mourinho pian piano te la sta portando comunque, certo, in Europa. Magari non te la porta in centro. Possiamo anche ribaltare il concetto, la Roma che fa risultato a Milano e la Juve che non fa risultato a Sassuolo. Lì hai una classifica che va rivista, perché a quel punto nell'ottica quarto posto ci rientrerebbe anche la Roma. Non è sufficiente il pareggio come a Napoli, il pareggio non è della Roma, dici, no, Roma, devi vincere. La Roma deve vincere a San Siro. Certo. Beh, però se vai a pareggiare a casa dell'Inter ti dà morale per le altre 4 partite. Sì, morale, però questa è la classifica, la Roma in questo momento ha 5 punti di distacco dalla Juve. Non lo so. Beh, che la Roma vada a vincere a San Siro contro l'Inter, la condizione essenziale che la Roma vinca domenica e sabato non sera. La vedo facilissimo. Non lo fa lo sgarro. Non la vedo facilissimo. Beh, oddio, Mourinho. Però un pari potrebbe andarlo a prendere. Dico ipotetico. Poi io ti dico che se la Juve fa il suo corso, il quarto posto se lo porta a casa. La Roma, però, il suo posto in Europa League se lo deve difendere. Se l'Inter gioca come ha giocato contro il Milan, la Roma non vince. Vediamo. La Roma contro il Napoli ha giocato una buona partita. Sì, 1-1 però. Infatti meritava anche qualcosa in più. Ha fatto un ottimo secondo tempo. Meritava anche qualcosa in più.
bisogna capire il fattore Zaniolo quanto incida. Perché comunque. Beh, col Napoli non ha fatto una grande. Col Napoli non ha fatto granché, però in questo momento Mourinho l'aveva abbastanza ricaricato. Tra la tripletta col Bodø/Glimt, la maglia da titolare con il Napoli, insomma, il fatto di non averlo a San Siro. Dipende, però ha grandi alternative. Nascono e si spengono. Ogni volta c'è qualcosa di diverso in una partita. Esatto, non c'è mai una cosa che si ripete e uguale. E poi dal 70esimo cambia completamente la partita. C'è un'altra partita nella partita. Comunque la Roma ha alternative importanti, Mkhitaryan, certo, e Shaarawy. Sono le alternative che ci sono per Zaniolo. Accanto a un Abraham. Noi l'abbiamo già affrontata proprio due volte quest'anno, l'abbiamo battuta tutte e due. Sì, volte. E la Roma ha il complesso. Partita d'andata e il primo tempo dell'Inter fu clamoroso. Il primo tempo all'Olimpico fu clamoroso dell'Inter. Era al top in quel momento. Era veramente impressionante. L'allenava ancora Antonio Conte. Questo non lo so, questo non lo so. Conte ti dà una marcia in più. Mentre il tuo Milan, Paolo, va da Sarri domenica sera. Se gioca come l'ultima volta, 3-0. Se sta giocando, se gioca come sta giocando ultimamente, la vedo male, molto male. Se gioca come ha giocato il secondo tempo con l'Inter, può giocarsela. Ho visto a Lazio col Torino nel. È stato molto fortunato. Sinceramente. Molto fortunato. Beh, sì, ha pareggiato al 92esimo. Non sì. Mi è piaciuta granché, diciamo. Peraltro anche molti giocatori influenzati, anche se recupereranno, però durante l'allenamento ho visto questo. Partita difficilissima, ho l'impressione che in questo weekend ci sia la svolta decisiva.